La 54esima mostra dell'artigianato artistico abruzzese di Guardia Grele prenderà il via il 1 agosto e andrà avanti fino al 25 dello stesso mese nella città di pietra di Dannunziana Memoria. L'evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa presso la sede pescarese della regione in Piazza Unione. A parlarne al TG8 è Gianfranco Marsibilio, presidente dell'ente mostra artigianato artistico abruzzese. Ma quest'anno una prima cosa importante è il tema della mostra, che è luce come memoria e come innovazione. Gli artigiani abruzzesi, gli artisti che parteciperanno, hanno risposto con entusiasmo, hanno ben interpretato questo tema. Ho visto delle installazioni, delle opere di artigianato veramente molto molto belle, e quindi questo sarà un motivo di successo di questa che è la 54esima edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese. Com'è cambiato negli anni questo evento? Ma l'evento è cambiato tanto, infatti avremo tanti designer che partecipano, avremo tante opere nuove, l'artigianato abruzzese si evolve di continuo, non è più solamente il ferro battuto di una volta, il fioraccio nella ceramica, ma ci sono tante opere nuove. In fondo cambia la società, cambiano i giovani, non vogliono avere nelle case i soliti prodotti tipici abruzzesi. Naturalmente ci sarà anche tanta tipicità, però un occhio particolare a quello che è il futuro dell'artigianato, anche con riconoscimenti importanti. Questo sarà di sicuro un punto di partenza per ottenere il marchio di qualità dei prodotti artigianali abruzzesi, per ottenere il riconoscimento dell'artigianato artistico abruzzese come patrimonio dell'UNESCO e avviare anche la bottega scuola, perché purtroppo le nostre botteghe artigianali rischiano di scomparire, quindi dare un ristoro agli artigiani per immettere all'interno delle botteghe le nuove generazioni credo che sia dovuto, per non far perdere le tradizioni artigianali abruzzesi. L'inaugurazione dell'evento è prevista per il 31 luglio alle ore 18 e sarà accompagnata dalla performance sonora dei maestri artigiani Sinfonia dei Mestieri nella piazza cortile del Palazzo dell'Artigianato. Donatello Di Prinzio, sindaco di Guardia Grele, ritorna a questo appuntamento imperdibile che ormai caratterizza il suo comune. Sì, inauguriamo la 54esima edizione della mostra dell'artigianato artistico della regione Abruzzo, Guardia Grele, ed è sempre un momento entusiasmante perché ci sono novità per quanto riguarda l'artigianato, che non è soltanto quello tradizionale ma anche con elementi di modernità. Confidiamo nella regione Abruzzo che possa continuare a seguire quelle che sono le attività dell'ente mostra, perché comunque è un fiore all'occhiello dell'intera regione Abruzzo e noi abbiamo l'onore di averlo a Guardia Grele.